Buongiorno e buona domenica da Gilda TV. Quarto e ultimo intervento politico all'incontro di Roma, organizzato dai sindacati rappresentativi della scuola. Silvia Chimenti, Movimento 5 Stelle, ha sostenuto che non accetta il ricatto del governo sui tempi di approvazione del DDL e comunica che il Movimento 5 Stelle ha chiesto uno spacchettamento della riforma, prima la risoluzione del precariato e poi tutto il resto. Per tenervi informati, Gilda TV seguirà il dibattito parlamentare. Arrivederci. Grazie a voi dell'invito, ci sono anche altri miei colleghi qui presenti, il nostro capogruppo della Commissione Cultura Simone Valente, arriverà Gianluca Vacca, sempre della Commissione Cultura alla Camera. Noi siamo contenti che ci sia questo importante momento di confronto perché abbiamo delle cose da dire su questo decreto come Movimento 5 Stelle. Noi eravamo anche con il dottor Pantaleo, eravamo a un incontro venerdì scorso in cui c'era Corradino Mineo, il quale ha detto che se il Parlamento non approverà entro fine aprile, insomma entro maggio massimo, questo DDL, lui è sicuro e scommetteva che Renzi avrebbe appunto ritirato il DDL e fatto un decreto per le assunzioni. Noi ci teniamo a dire che è un mese che stiamo chiedendo espressamente che non ci sia un ricatto al Parlamento su questo testo così importante, perché queste sono questioni veramente che toccano tutto il Paese e non è possibile affrontarle in un mese costringendo appunto il Parlamento a una maratona assolutamente impressionante che noi appunto non vogliamo accettare. Quindi noi fin dall'inizio abbiamo chiesto lo spacchettamento, quindi il fatto che le assunzioni vengano fatte con un provvedimento dai tempi certi, che non deve per forza essere un decreto, perché sappiamo benissimo che quando c'è la volontà politica anche i disegni di legge, le proposte di legge vengono approvate nel giro di pochi giorni facendo dei passaggi rapidi tra Camera e Senato. Quindi noi appunto tra l'altro abbiamo una proposta di legge che potrebbe essere incardinata domani mattina sul reclutamento e sulle assunzioni dei docenti, a cui poi farò un cenno brevissimo. Quindi per noi le cose fondamentali sono tre. Allora, assolutamente no all'eccesso di deleghe, quindi questo testo contiene una marea di deleghe al governo che potrà agire nel modo in cui vorrà, nel momento in cui verrà approvato questo testo. Cioè ci sono deleghe su ogni materia, sulle materie più importanti, sulla valutazione, sulla governance degli organi collegiali, sul diritto allo studio, su un sacco di materie, e questo per noi è inaccettabile. Primo punto. Secondo punto, le assunzioni vanno fatte anche da seconda fascia di istituto e fin da questo momento, fin dal prossimo anno, dall'anno 2015-16. Questo perché se vogliamo fare veramente la buona scuola e non mettere una toppa all'errore del passato che è stato il non esaurimento delle GAE, delle graduatorie d'esaurimento, dobbiamo assumere in base al fabbisogno della scuola e non in maniera caotica, generando nuove discriminazioni, generando nuovi errori, nuovi contenziosi. Questo per noi è fondamentale. E infine, chiaramente non siamo concordi assolutamente con la chiamata diretta dei docenti e quindi col fatto appunto che saranno i dirigenti a scegliere, non si sa in base a quali criteri, i docenti che vorranno nelle loro scuole, quindi anche su questo siamo molto scettici. In più leggiamo al punto, per riprendere anche quello che ho detto prima, all'articolo 7, lettera D, che c'è scritto che i docenti appunto potranno insegnare anche su materie diverse dalla loro, quindi per cui non posseggono l'abilitazione. Questo a noi sembra distruggere il merito, non va nella direzione appunto di aumentare quelle che sono le competenze anche dei ragazzi, la qualità della didattica. Io brevissimamente vi dico quello che noi abbiamo costruito veramente insieme ai docenti nel corso di 2 anni. Siamo partiti con un percorso lentissimo perché non abbiamo la presunzione di avere le risposte in tasca per quello che è il mondo della scuola. Noi ci siamo confrontati veramente con tantissime, con tutte le categorie, oserei dire, dei precari, dei docenti, dei genitori, tutti. Abbiamo ascoltato tutti, abbiamo costruito una proposta di legge che secondo noi andrebbe veramente a mettere finalmente fine al problema del precariato. Allora noi diciamo, istituiamo una fase transitoria
moratoria. Un periodo, noi abbiamo detto di 5 anni, ma potrebbero essere 3, perché sapete meglio di me che ci sono, cioè l'onda lunga dei pensionamenti nel 2018, ci sarà un ricambio, un turnover nei prossimi 10 anni del 40% dell'attuale corpo docente, quindi serviranno insegnanti formati e preparati e pronti ad essere immessi in ruolo. Allora noi diciamo, non facciamo un piano solo per quest'anno, la politica deve avere una visione di futuro, deve avere una progettualità, non puoi dirmi cosa fai quest'anno e non sapere cosa fai l'anno prossimo. Allora noi diciamo, piano triennale o quinquennale di immissione in ruolo su tutti i posti vacanti in base al fabbisogno di tutti i docenti delle graduatorie d'esaurimento e il subordine, ma fin da quest'anno, laddove servono, laddove le graduatorie d'esaurimento sono già esaurite, dei docenti di seconda fascia delle graduatorie di istituto. Questo noi lo vorremmo realizzare andando ad ampliare gli organici, perché noi nel nostro programma Movimento 5 Stelle, con cui ci siamo candidati nel 2013, avevamo l'abolizione e l'abrogazione della legge Gelmini, che vi ricordo l'articolo 64 della finanziaria di Tremonti del 2008 è andata ad aumentare di un punto il rapporto alunni docente in classe, tagliando 90.000 posti di lavoro, 90.000 cattedre e generando anche il fenomeno delle classi pollaio. Questo è il modo in cui noi vorremmo, nel corso di un triennio, di un quinquennio, andare a ripristinare i posti di lavoro che servono, perché questa è la qualità della didattica, si fonda su questo, sull'avere classi non troppo numerose e sul consentire ai docenti veramente di seguire i ragazzi. Si fanno i report sulla dispersione scolastica, ma poi non si va ad agire veramente laddove serve. Quindi noi vorremmo anche ampliare gli organici, nel corso di un quinquennio assumere queste persone e poi mettere veramente fine al sistema, chiaramente, delle graduatorie che si rigenerano da sole, quindi assumere solo tramite concorso, con un sistema che noi prevediamo diverso dalle lauree abilitanti, perché ci sembra che costringano a una scelta precoce, irreversibile, gli studenti, che poi non avranno certezze lavorative, quindi assolutamente noi non vogliamo che si ricrei di nuovo questo meccanismo. Quindi diciamo un concorso aperto a tutti i laureati quinquennali che dà accesso ad un anno di tirocinio vero, quindi non la ripetizione di un anno di università come sono i TFA e i PAS, a un anno di tirocinio che ti insegna gli aspetti pratici didattici della professione e poi alla fine prova finale che ti dà diritto all'immissione in ruolo tassativamente entro 3 anni. Questo perché ce lo chiede l'Europa e noi prevediamo anche una sanzione, una multa per lo Stato e un risarcimento per il docente qualora questo non avvenga, perché vi ricordo che la sentenza europea ha appunto detto che la nostra legislazione è illegittima perché non prevede misure di prevenzione e di sanzione dell'abuso dei contratti a termine. Io spero vivamente che questa proposta possa essere presa in considerazione dal Parlamento, dal Governo, perché noi ci abbiamo lavorato molto, ci crediamo e crediamo veramente che questo sarebbe un primo passo per la buona scuola. Grazie all'onorevole Chimenti per il suo contributo, grazie anche agli altri parlamentari che hanno voluto accettare il nostro invito e hanno portato il loro contributo a questo momento di confronto sui problemi della scuola, che rimangono complessi, delicati e dove necessita la buona volontà da parte di tutti, del Parlamento che dovrà esaminare questo disegno di legge, da parte delle forze politiche che si confronteranno e mi auguro che abbiano come obiettivo quello di una scuola della Costituzione, quella di una scuola di tutti e di ciascuno. Il sindacato farà e continuerà a fare la sua parte come sempre l'ha fatta, perché la scuola è un patrimonio che appartiene al Paese, a tutti, non appartiene alle coalizioni di governo, non appartiene ai partiti.